giusto. No, è stato un incontro positivo, i nostri più importanti player hanno avuto modo di confrontarsi con il vice premier russo. Noi siamo un paese che è stato molto leale nell'applicazione delle sanzioni, al tempo stesso non abbiamo interrotto le relazioni o i rapporti. Questo è stato un anno molto positivo per l'export italiano fin qui, più 24%, più 16% di import dalla Russia, quindi le relazioni proseguono, importanti commesse ci sono state affidate e al tempo stesso noi abbiamo ribadito la nostra fedeltà ai principi a cui l'Italia è sempre stata legata e questo è il motivo della nostra lealtà alle sanzioni. Ministro, oltre ai temi economici, la Russia può essere considerata anche un partner contro il terrorismo?